Mister X si è nascosto tra le vie di Londra. Riusciranno i detective della città a catturarlo? Scopriamolo insieme nel tutorial di Scotland Yard. Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale potete trovare consigli e tutorial sui giochi da tavolo. In particolare giochi semplici e divertenti, con regole facili da imparare, adatti a tutta la famiglia. In questo video vi parlo di Scotland Yard, un gioco da 2 a 6 giocatori da 8 anni in su, pubblicato in Italia da Ravensburger. Scotland Yard è un grande classico dei giochi di deduzione, ambientato nella città di Londra. Un giocatore impersona Mr. X, un ladro in fuga, mentre gli altri giocatori sono dei detective che hanno il compito di catturarlo. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i consigli per giocarci al meglio. Nel frattempo vi suggerisco di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video. Posizionate il tabellone. Mostra la mappa di Londra con caselle numerate collegate da linee contigue e tratteggiate. Scegliete chi tra voi impersona Mr. X. Gli altri giocatori sono i detective. Mr. X deve prendere la pedina bianca, 5 biglietti neri, 2 biglietti doppia mossa, la visiera da indossare in testa, la tabella itinerario con all'interno un foglio di carta e una penna o una matita per scrivere. Invece ogni detective deve prendere un set di un colore composto da una pedina e una tabella biglietti e poi 11 biglietti taxi, 8 biglietti autobus e 4 biglietti metropolitana. I biglietti ricevuti in dotazione vanno posizionati negli slot della propria tabella. Tutti gli altri biglietti rimanenti vanno divisi per tipo e lasciati a disposizione nella riserva comune. Mischiate le tessere di partenza contrassegnate con la lettera D e la lettera X. Ogni detective deve scoprire una tessera D e posizionare la propria pedina sulla casella indicata nella mappa di Londra. Mr. X deve invece pescare segretamente una tessera X, guardarla senza farla vedere agli avversari e poi posizionarla coperta di fronte a lui. Nelle partite a 3 e 4 giocatori vanno usati i poliziotti. Per rappresentare un poliziotto, prendete una pedina giocatore di quelle avanzate e posizionateci sopra un anello. Dovete usare un solo poliziotto se ci sono 3 detective e 2 poliziotti se ci sono 2 detective. Nelle partite a 2 giocatori, quello che non ricopre il ruolo di Mr. X gioca usando 2 detective e 2 poliziotti. Lo scopo di Mr. X è cercare di sfuggire ai suoi inseguitori, muovendosi tra le vie di Londra. Lo scopo dei detective è di cooperare insieme per cercare di catturare Mr. X, muovendosi tra le vie di Londra. Mr. X viene catturato se la pedina di un detective o poliziotto finisce il movimento sulla casella in cui si sta nascondendo. Mr. X, i detective e i poliziotti possono spostarsi per Londra prendendo 3 tipi di mezzi di trasporto: il taxi, l'autobus e la metropolitana. Nella mappa i colori delle caselle indicano quali mezzi di trasporto possono essere presi: giallo per i taxi, blu per l'autobus e rosso per la metropolitana. Le linee contigue tratteggiate tra le caselle mostrano i percorsi disponibili per i mezzi di trasporto. I taxi sono quelli più comuni, presenti in tutta la mappa. Però ci si può spostare soltanto verso un'altra casella taxi adiacente a quella di partenza. Mentre gli autobus e le metropolitane sono più rari, però ci si può spostare in percorsi più lunghi seguendo il tragitto delle linee verso una casella di destinazione autobus o metropolitana. Durante la partita, i detective e Mr. X utilizzano i biglietti disponibili per muoversi con i mezzi di trasporto, mentre i poliziotti possono muoversi liberamente con i mezzi di trasporto, senza utilizzare i biglietti. I movimenti dei poliziotti durante la partita vengono decisi di comune accordo tra i detective. Il round di gioco si divide in 2 fasi, il turno di Mr. X e il turno dei detective e poliziotti.
Mr. X nel proprio turno deve scrivere segretamente all'interno del primo campo libero della tabella itinerario il numero della casella di destinazione del suo movimento. Poi copre quella casella con il biglietto del mezzo di trasporto utilizzato prendendolo dalla riserva comune. Il mezzo di trasporto tra cui scegliere per muoversi dipende sempre dalla casella in cui Mr. X si trova in quel momento e dai biglietti disponibili nella riserva comune. I detective sanno quindi quale mezzo di trasporto ha usato Mr. X, ma non quale sia la casella di destinazione. Una volta per turno, Mr. X può utilizzare un biglietto doppia mossa. Scartandolo, può effettuare due movimenti durante lo stesso turno. I movimenti devono sempre rispettare le normali regole di gioco. Una volta per turno, Mr. X può utilizzare un biglietto nero, da posizionare nella tabella itinerario al posto di un normale biglietto taxi, autobus o metropolitana. Col biglietto nero, i detective non possono sapere quale mezzo di trasporto sia stato preso da Mr. X durante quel movimento. Inoltre, Mr. X con il biglietto nero può scegliere di spostarsi tramite il traghetto, sempre se in quel momento si trova sopra una casella collegata dal fiume. I traghetti possono essere presi solo in questo modo e i loro percorsi sono indicati dalle linee nere. Al termine della sua terza, ottava, tredicesima, diciottesima e ventiquattresima mossa, Mr. X è costretto a rivelarsi ai detective. Dopo aver segnato la casella di destinazione ed usato il biglietto di trasporto, deve prendere la propria pedina e posizionarla su quella casella. Questi turni speciali sono evidenziati all'interno della tabella itinerario di Mr. X, in modo da non dimenticarsene. All'inizio del turno successivo, Mr. X rimuove la propria pedina dalla mappa di Londra. I detective nel proprio turno devono spostare le proprie pedine e quelle dei poliziotti su un'altra casella. A seconda del mezzo di trasporto preso, i detective devono scartare nella riserva comune uno dei propri biglietti appartenenti a quella tipologia. Ad esempio, con la pedina blu mi muovo in autobus dalla casella 77 fino alla casella 58 e scarto un biglietto autobus. E con la pedina rossa mi muovo in taxi dalla casella 124 alla casella 138, scartando un biglietto taxi, mentre i poliziotti per muoversi non hanno bisogno dei biglietti, ma rispettano sempre le normali regole dei mezzi di trasporto. In una stessa casella della mappa non possono mai esserci due pedine di detective o poliziotti. Ad esempio, in questa situazione, la pedina rossa non può prendere un taxi per arrivare alla casella numero 100, perché è già occupata da un poliziotto. E viceversa, il poliziotto non può prendere un taxi per arrivare alla casella numero 112, perché è già occupata dalla pedina rossa. Mr. X vince la partita se al termine del 22esimo round di gioco non è stato ancora catturato dai detective o poliziotti, oppure se nessuno dei detective è più in grado di muoversi. I detective vincono la partita nel momento in cui una qualsiasi delle loro pedine o quelle dei poliziotti termina il movimento nella casella in cui è presente Mr. X. Scotland Yard è uno dei più famosi giochi di deduzione al mondo. Nonostante abbia quasi 40 anni d'età, le sue meccaniche sono ancora eleganti e adatte anche ai giocatori moderni. Il gioco vi darà una bella sensazione di suspense, sia che siate Mr. X oppure i detective che devono catturarlo. Chi interpreta Mr. X deve stare molto attento ai turni in cui deve rivelare la propria posizione sulla mappa. È fondamentale che la sua destinazione non sia raggiungibile dagli avversari, altrimenti avrà perso la partita. Deve anche essere bravo a sfruttare bene i biglietti doppia mossa e i biglietti neri. Con quest'ultimi Mr. X è l'unico personaggio che può muoversi anche usando i traghetti, lasciando nel dubbio i propri avversari. Invece i detective devono essere bravi a intuire le intenzioni di Mr. X, possibilmente accerchiandolo in modo da ridurre le sue possibilità di fuga. I detective devono essere anche bravi a ponderare le scelte dei mezzi di trasporto,
in modo da non rimanere ad inizio partita senza biglietti di un tipo. Altrimenti le loro possibilità di spostamento saranno limitate. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del gioco e se avete domande o consigli da darmi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!